Quanto è preziosa l'amicizia. Anche Leopardi, quando ha 19 anni, traduce l'Eneide. Traduce il secondo libro dell'Eneide e questo viene pubblicato. La pubblicazione di quest'opera, l'Eneide è la grande opera di Virgilio che racconta l'origine nobile di Roma, un racconto inventato ovviamente da Virgilio, ma che diventa un'opera importantissima, straordinaria, in cui vengono raccontate le vicende di Enea. Ecco, il suo secondo libro, la traduzione del secondo libro viene pubblicata e questo rende Leopardi famoso, soprattutto entra, come dire, nel gruppo degli intellettuali italiani dell'epoca. Quest'opera gli consente di conoscere Pietro Giordani, altro intellettuale che diventa suo amico. Lo scambio di lettere che contraddistingue questa amicizia, perché il povero Leopardi vive a Recanati. Beh, permette a Leopardi di superare i momenti difficili della sua malattia, perché per alcuni mesi non può non solo leggere per un'infiammazione agli occhi o al nervo ottico, ma non può neanche concentrare il pensiero, perché questo lo porta ad avere delle terribili fitte. Ma quello che salverà Leopardi è proprio la straordinaria amicizia con Pietro Giordani. Quanto sono importanti i nostri amici!